Un centro per le donne vittime di violenza, taglio del nastro a Fornaci per il nuovo sportello di ascolto gestito dall'associazione Luna Onlus, aperta una sede anche a Pieve Fosciana. Tutto in marcia per la terra, grande adesione questa mattina a Lucca per l'iniziativa organizzata alla vigilia del summit di Parigi, dedicato ai cambiamenti climatici. Buon compleanno da capo, grande festa a Coselli per il primo anno di attività del centro di riuso solidale. La Lucchese si illude ma Varela la punisce all'Arena Garibaldi, buona Lucchese per oltre un'ora, rossoneri in vantaggio con Terrani, ma nel finale una doppietta dell'uruguaiano regala al Pisa tre punti preziosi e alla Lucchese una bruciante sconfitta. Diviborgo-Viareggio finisce in parità 1-1 nell'atteso derby di Serie D giocato al Porta Elise, trasmesso in diretta da Noi TV. Vantaggio del Diviborgo con Taddeucci, cui risponde Visibelli. Nel finale il centravanti Taddeucci spreca un calcio di rigore. Virtus per sempre, i suoi primi 40 anni in passerella agli atleti di ieri, oggi e domani. È intervenuto anche il presidente della FIDAL, Giomi. Si apre uno spiraglio per ospitare in futuro una finale oro a Lucca, martedì sera su Noi TV speciale a tempo di atletica. A tutti voi la più cordiale buonasera, ben ritrovati dagli studi del TG Noi, buona domenica ovviamente, inaugurato dunque questa mattina a Fornaci un nuovo centro di ascolto per le donne vittime di violenza e particolari nel servizio. I numeri purtroppo non lasciano spazio a dubbi, la provincia di Lucca è tra i primi posti a livello regionale per il numero di episodi di violenza contro le donne, 1304 negli ultimi 3 anni. Ma mentre il fenomeno continua a crescere, c'è chi ogni giorno lavora per aiutare ragazze e donne mature vittime di uomini violenti. Da molti anni l'associazione Luna Onlus svolge la sua preziosa attività a Lucca, dando sostegno a decine di donne. Ma da questa settimana è operativa anche in Garfagnana con 2 nuovi sportelli di ascolto. Uno a Pieve Fosciana, l'ex convento Sant'Anna, e uno alla stazione di Fornaci di Barga. Questo sarà il primo centro di ascolto ad opera dell'associazione Luna Onlus sul territorio della Media Valle e quindi sicuramente continueranno le campagne di sensibilizzazione importantissime per diciamo prevenire fenomeni di violenza. Questo sicuramente invece sarà l'aiuto concreto, il supporto laddove invece ci saranno fenomeni di segnalazione di qualunque tipo di violenza. Non pensavamo di riuscire a inaugurare questa stanza così presto, ci siamo insediate da 1 mese e quindi invece è stato raggiunto il traguardo più importante in pochissimo tempo. Questa è veramente un'azione concreta di aiuto per tutte le donne che hanno bisogno di un supporto psicologico e non solo psicologico. Per appuntamenti è possibile contattare la sede di Lucca dell'associazione Luna al numero 0583 997928. Un'altra brutta vicenda di cronaca, mi hanno aggredito alle spalle, mi hanno picchiato e mi hanno rubato il borsello con soldi e cellulari e il cellulare sono andati via. E questo racconto che un ragazzo, un giovane di 37 anni di Viareggio ha fatto questa mattina su Facebook della disavventura che gli è capitata ieri sera. L'uomo è stato aggredito e derubato da ignoti che poi sono fuggiti nella vicina Pineta. Uno dei presunti aggressori, un extracomunitario, è stato rintracciato e fermato dagli agenti del commissariato di polizia. Il giovane ha subito la frattura composta del naso, oltre alla contusione all'occhio, giudicati guaribili in 7 giorni. Un centinaio di persone ha partecipato questa mattina a Lucca alla Marcia Globale per il Clima, iniziativa che oggi si svolge in contemporanea in tutto il mondo per lanciare l'allarme contro gli effetti dei cambiamenti climatici. Cittadini, comuni appartenenti ad associazioni hanno compiuto un giro delle mura urbane, accompagnati da striscioni e suono di tamburi. La marcia si è svolta alla vigilia del summit di Parigi, in cui i capi di Stato di tutto il mondo si ritroveranno per discutere una strategia globale al fine di contrastare il cambiamento climatico che evidentemente è già in atto, una mobilitazione di massa per chiedere ai leader mondiali di agire con più decisione per fermare la catastrofe climatica. Aggiungo io, chissà se i capi di Stato del mondo sapranno prendere, lo speriamo tutti quanti, le decisioni giuste.
Seravezza 2016, ipotesi primarie, siamo alla pagina politica per il centrodestra. Spunta anche l'ipotesi delle primarie per individuare il candidato sindaco del centrodestra a Seravezza in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. È quanto emerso dall'incontro di ieri sera promosso da Forza Italia. Il partito, guidato in Versilia da Massimo Mallegni, punta a ricompattare il fronte dei moderati, superando le divisioni del passato e condividendo un percorso che porti in tempi brevi ad un candidato da contrapporre a Riccardo Tarabella, il nome su cui il centro-sinistra ha puntato da mesi come erede di Ettore Neri. Vietato fare nomi per adesso, ma il candidato potrebbe venire fuori dagli schemi dei partiti. La cosa fondamentale è quella di non sbagliare ancora una volta, per la terza volta sarebbe la quarta a Seravezza, e quindi andare uniti insieme con una coalizione la più ampia possibile, che non debba essere riconosciuta come la coalizione di centrodestra, ma deve essere quella coalizione di persone per bene, di buona volontà, che si risentono di amministrare il Comune in maniera diversa a come è stato amministrato in questi anni. Quindi nascerà una sorta di Seravezza prima di tutto sul modello di Pietrasanta? Non voglio esportare cose a casa altrui, io prima di tutto gli interessi della comunità di Seravezza. C'è questo obiettivo che io percorro da tanto tempo del Comune unico, oggi pare che sia diventato patrimonio di tutti, quando ne parlavo 4 anni fa mi prendevano per matto, oggi sono un po' meno matto di prima perché tutti si sono, diciamo così, accodati. È uno degli elementi su cui dovremo ragionare. Andiamo nel comune di Capanno, Riaccoselli, dove il centro di riuso solidale da capo ha festeggiato il suo primo anno di vita. Il centro di riuso solidale da capo ha compiuto il suo primo compleanno. Con un pomeriggio di musica, esposizioni e laboratori per grandi e piccini, la festa si è svolta a Coselli, all'interno dell'Emporio Solidale. Da capo è un progetto nato da una collaborazione tra Ufficio Pastorale Caritas, Comune di Capannori, Comune di Lucca, Ascit, Sistema Ambiente e l'associazione Ascolta la mia voce Ollus. Invece di essere gettati via, i materiali che ancora possono essere utilizzati o aggiustati vengono messi a disposizione di chi ne ha bisogno. Da capo non è solo un emporio della carità, è qualcosa di più, è una visione sulla città. I comuni, insieme alle aziende di gestione dei rifiuti, alle associazioni, alla Caritas, si sono uniti consapevoli che gli scarti potevano diventare una risorsa, la solidarietà poteva diventare una risorsa per rendere la città più abitabile per tutti e perché la solidarietà entrasse prepotentemente nella strategia per i rifiuti zero. Il sistema è articolato in 3 centri, un punto di raccolta di vestiario a Lammari, un emporio solidale a Coselli, un punto di raccolta e laboratorio di restauro mobili a Pontetetto. Da capo è un progetto che ha avuto degli effetti molto positivi sulle persone che ci sono state coinvolte, sui volontari, perché fra loro si è creato un clima che va al di là della collaborazione lavorativa, ma è un clima d'amicizia, di condivisione degli obiettivi, e questo si è ribaltato anche sulle persone che nel corso di questi mesi sono riuscite a lavorare e a collaborare con noi. Per il primo compleanno di Da Capo è stato presentato anche il nuovo video realizzato da Simone Rabassini, in cui è raccontata l'attività del progetto e che presto sarà diffuso su internet. Parliamo anche di spettacolo, di musica. Giorgia Toschi, giovane cantante livornese ma lucchese di origini, ha vinto la 10ª edizione del concorso Canoro La Spiga d'Oro, organizzato dall'emittente radiofonica Radio Star. Giorgia ha prevalso su altri 15 cantanti, alcuni dei quali provenienti da The Voice. Ha cantato, si è imposta con la canzone One Night Only di Jennifer Hudson. Nasce la fondazione BRF. Si chiama BRF, Istituto per la Ricerca Scientifica in Psichiatria e Neuroscienze, la nuova fondazione presentata a Palazzo Bernardini. La ONLUS, presieduta da Alberto Piccinni, coinvolge docenti dell'Università di Pisa e scienziati di rilievo internazionale. In cantiere ci sono numerosi studi, ha spiegato la responsabile ricerche Donatella Marazziti, dalle dipendenze, dalle nuove tecnologie alla food addiction, dai trattamenti nei disturbi d'ansia di sostanze naturali all'influenza della radiazione luminosa nella cronobiologia dei disturbi dell'umore. E la Fondazione BRF nasce in un momento particolare in cui la ricerca è
nelle università e in generale la ricerca scientifica è penalizzata. È un argomento che probabilmente, con tutte le vicissitudini e gli eventi sociali, politici che ci sono, è un attimino messo da parte. Quindi noi con la nostra fondazione dobbiamo cercare proprio di rilanciare la ricerca neuroscientifica, partendo da Lucca e cercando di interessare quanto più è possibile studiosi italiani e stranieri. Nel corso del pomeriggio di scienza sono stati presentati in anteprima altri studi che la Fondazione ha in cantiere, come il braccialetto elettronico per monitorare il disturbo bipolare. Alla Fondazione Ragghianti una mostra su architettura, disegno e immagine. Si inaugurava a Palazzo Strozzi nel 1963 la mostra dedicata all'opera plastica dell'architetto svizzero Le Corbusier, fortemente voluta da Carlo Ludovico Ragghianti e da lui progettata già a partire dagli anni 50. Per ripercorrere la genesi di quell'avvenimento è stata allestita presso la Fondazione Ragghianti una mostra documentale e una giornata di studi per mettere in relazione l'esposizione con la più ampia visione del critico lucchese sugli aspetti espositivi e museali, oltre che sulla cultura architettonica novecentesca e in particolare su quella di Le Corbusier. La corrispondenza tra l'architetto e Ragghianti, gli schizzi allestitivi, la composizione del catalogo introducono il visitatore alla ricostruzione della mostra di Palazzo Strozzi, riprodotta con una serie di plastici degli edifici più rappresentativi dell'opera di Le Corbusier, unitamente a carteggi e ai disegni dei progetti. La mostra ospitata negli ambienti della biblioteca è stata inaugurata con una giornata di studi articolata su diversi temi che hanno spaziato dall'approfondimento del rapporto tra Carlo Ludovico Ragghianti e l'architettura, con particolare attenzione alla posizione di quest'ultima nella complessa filosofia della visione elaborata dallo storico dell'arte lucchese, alle grandi mostre di architettura e ai loro allestimenti, alla relazione tra la cultura architettonica italiana e Le Corbusier dagli anni 60 a oggi. E con questo servizio si chiude anche la prima parte del TG Noi. Adesso ci concediamo una breve pausa, ma torniamo tra poco con la pagina sportiva.